questo è un proprio evento atlante, forse lo si potrebbe chiamare anche un censimento poetico, un evento rituale specifico, la festa dei Centurio, come tutti i riti, che come tutti i riti si colloca all'incrocio tra uomo, cultura, società e religione. Stefano riattualizza l'archivio storico e culturale, che messo in scena il significato, si fa depositare una forte intensità narrativa, mettendo in relazione con la mentalità densa della fotografia diretta e l'astrazione di quella invece dall'altra parte di Attiva, crea un dialogo, un colloquio, crea una conversazione che dà un proprio rapporto tra uomo e rito, evidenziando le relazioni con il territorio, con la città, con la sfera privata, con la sfera ludica, con la parte comunitaria, le relazioni con i manufatti, cioè l'iconografia, i fatticci e le testimonianze, però senza trascurare il profondo legame di questo rito specifico con la devozione e con la religione. Prego. Allora, il progetto nasce appunto dalla curiosità e dalla fascinazione che ho sempre avuto nei confronti di questa festa, della Corsa dei Centurioni. La festa la conosco da sempre, in quanto data la vicinanza geografica ho sempre avuto modo di parteciparvi, ma è solo nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, che grazie alla frequentazione con la gente del posto ho potuto vederla più da vicino e appunto mi sono molto interessato a questa devozione fortissima che ho deciso appunto di mettere al centro del progetto come punto di riferimento. E quindi ho fin da subito deciso appunto di non focalizzarmi soltanto sul 15 maggio che è il giorno del rito, ma andare ad allargare il campo d'azione a tutto l'anno e alla comunità in riferimento al contesto, cioè alla città. Per fare questo ho approcciato anche un impianto teorico che mi ha consentito di rendere consapevole il mio occhio e ho approcciato da una domanda, rito festa. Infatti queste parole, seppur molto spesso vengono utilizzate come sinonimi, indicano due cose diverse, di conseguenza con mezza attenzione, la festa è una cosa che si sente. Possiamo quindi dire che se il rito è una sede obbligata di regole che la comunità accetta e sente proprio, la festa è la cornice in cui il rito può avere luogo. Successivamente ho approfondito l'antropologia visuale e visiva. Questa scienza che nasce con la nascita della fotografia è stata molto interessante in quanto ho pensato fin da subito che potesse aiutarmi nel cominciare questa indagine. E se all'inizio l'antropologia visiva era vista come l'evoluzione dell'antropologia precedente che vedeva la fotografia come un'illustrazione, un supporto ai testi, infatti gli antropologi venivano definiti da Tavolino in quanto delegavano la parte fotografica, ho iniziato a leggermi cose su Malinowski che la porta a un nuovo livello, da considerare infatti un documento. E qui possiamo vedere l'immagine emblematica, secondo me, del suo nuovo modo di operare, che è la prima immagine che lui inserisce nel suo libro. Possiamo vedere alla destra la sua tenda. E questo ci dimostra subito, fin da subito, la sua nuova idea, cioè quella di andare appunto ad indagare sul campo direttamente lì e andando quindi ad interessarsi alla comunità in prima persona. Lui ci dice infatti: afferrare il punto di vista dei soggetti osservati nell'interesse delle loro relazioni quotidiane per comprendere la loro visione del mondo. Successivamente, partendo appunto da questi concetti sulla fotografia diretta, mi sono interessato anche al principio di attestazione di Hirst, che ci dice che la fotografia attesta ciò che è stato. Ho così cominciato, per quanto riguarda il progetto, appunto a muovermi nella città, nel contesto, e a cercare di registrare quelle che erano appunto le modificazioni che si subisce nel periodo precedente, appunto dall'inizio del mese di maggio, diciamo. Per poi cominciare ad interessarmi anche agli spazi privati, quindi tutto quello che riguarda luoghi di socializzazione, aggregazione, ma anche di vita quotidiana, che vengono molto spesso appunto non decorati, ma appunto vissuti grazie a tutta una serie di iconografie che vanno a richiamare la festa. Altri scienziati, studiosi e antropologi, a cui ho inserito una parte teorica, sono Gregory Bateson e Margaret Mead, che utilizzano la fotografia in un modo nuovo,
evoluzionato di nuovo con l'uso della fotografia e questa scienza, andando a vederla come modo di prendere appunti, ampliando quindi la quantità, la mole di immagini che realizzano durante una loro ricerca e che poi successivamente vanno a rivalutare con un altro punto di selezione postuma al momento stesso della realizzazione. George Marcus ci dice infatti che per Bateson le immagini sono le prove più convincenti che si possono portare, superiori perfino alle descrizioni verbali. Un altro elemento che mi ha interessato molto all'interno del progetto, che trova ampio spazio, sono gli oggetti. Gli oggetti che ho deciso di trattare con varie modalità di still life. Questa è la prima serie, la prima tipologia di still life, che appunto utilizza un fondo bianco parziale, che ho scelto per cercare di elevare l'oggetto rispetto al suo contesto, pur mantenendolo, cioè pur mostrando quanto questi oggetti vivono la loro vita all'interno della casa, nella loro quotidianità. La seconda serie invece è più canonica, su fondo bianco, e va a interpretare tutta una serie di oggetti come mappe pensate per il turista. Infatti l'elemento del turismo è molto importante per la testa fin dalla seconda metà del Novecento, talmente da diventare addirittura la bandiera della regione Umbria. E inviti per pranzi e eventi conviviali che comunque nutrono le emozioni nei confronti della testa. L'archivio trova un altro scopo, anche nella riutilizzazione di immagini che mi sono state concesse da vari fondi, sia privati che di studi fotografici della città, tramite un atto di taglio, dove appunto vado a ricercare l'uomo e la gestualità, che ho appunto costruito un dialogo con le immagini dirette di valore che ho già spiegato e che ho realizzato, che si interessano a quella che è più che altro la devozione e il contesto. Per fare questo ho trovato interessante l'operazione di Mario Cresci all'interno di lezioni di fotografia, dove lui ci dimostra tramite l'operazione di appunto ritagliare un'immagine d'archivio varie parti di questa, andando quindi a riqualificarne il significato. Arrivati a questo punto ho quindi avuto molto materiale a disposizione durante tutto il mese di maggio in cui mi sono dedicato a varie raccolte di varie tipologie appunto di immagini, e mi sono interessato al principio warburgiano del montaggio, ovvero quello di dare il primato alla comunicazione visiva. Warburg ci dice infatti di dare la parola alle immagini. E appunto il concetto di Atlante, che diviene una selezione come atto creativo. Qua ho inserito un'immagine che è anche nella tesi, che è una tavola del Builder Atlas, che appunto è un'opera di Warburg in cui egli lascia che siano le immagini a comunicare tra di loro, giustapponendole e lasciando appunto che siano loro a intessere dei significati. E ho così strutturato quello che appunto è un mio atlante della testa di Cieli di Gubbio, che ho deciso di chiamare ad onore un santuario. Vi lascio il video che ho realizzato.
Grazie.
conferisco il diploma accademico secondo livello in progettazione grafica editoriale e in fotografia con la valutazione di 110-110 kg. Grazie.